Allora, poi accanto a me ho un brigista romanista, ovvero il dottor Francesco Angelini. Ciao Francesco. Ciao Massimo. Abbiamo detto prima della trasmissione, è inutile prenderci in giro, darci del tu, del lei. Vabbè, ci conosciamo da oltre vent'anni. È apposta, da oltre vent'anni. Quando è che ti ho sentito la prima volta? Mi hai sentito la prima... Luca, ci siamo conosciuti in un ambiente brigistico. Vabbè, però d'accordo. Quello vent'anni fa, sì. Ma dico... in questa vicenda, ieri pomeriggio, è vero? Esatto, ti ho chiamato, esatto, quindi sì. Questo va detto. Allora, io credo che tu abbia cose importanti da dire, soprattutto ai tuoi colleghi tifosi romanisti. Perché certamente. I tifosi romanisti sono tuoi colleghi, no? Sì, direi non solo ai colleghi tifosi romanisti, che hai tantissimi, per fortuna, colleghi tifosi romanisti, ma anche in generale a chi ha piacere di conoscere l'opinione di una persona come me, su romano, romanista, stratifoso, straappassionato nelle vicende della Roma, perché mi sento molto coinvolto. Certo. Tu hai sentito i sensi, cioè hai avuto un colloquio, così cerchiamo di smentire e dire la verità. Ecco, dunque, stamattina il signor Piero Torri, che... Chi è? È quello che sta lì, è un giocatore di Brigia, è una mancanza di tempo, è un ottimo giornalista. Stamattina ci eravamo sentiti e ha correttamente precisato che sì, c'è stato questo comunicato della Società Sportiva Roma, ma in realtà non c'era bisogno di smentire che io avessi voluto prendere contatti con la famiglia, perché la realtà è che né il giornale lo ha detto né io mai raccontato di aver preso contatti con la famiglia Sensi, e questo non solo in questa circostanza ma anche nelle altre due o tre circostanze nelle quali si è accostato un po' il mio nome, è successo in occasione di un'intervista con il Sole 24 Ore, con un'intervista con la Gazzetta dello Sport un po' dietro e anche a livello televisivo. Però Francesco, a differenza delle altre volte, questa volta non hai preso posizione di smentita. No, ecco, diciamo che una cosa è dire no, io non mi sono rivolto assolutamente alla famiglia Sensi, perché volevo precisarlo, perché è stato fatto un comunicato apposta per dire che non è così, quindi ho voluto precisarlo. E un'altra cosa è che realmente nei confronti della sollecitazione di Piero Torri e del Corriere dello Sport in merito a ciò che penso, alla mia posizione nei confronti dell'attuale situazione, pensando ai coinvolgimenti del passato, eccetera, eccetera, sì, ho reagito in una maniera francamente diversa. Vorrei spiegarlo perché è diversa. Devi. Vorrei spiegarlo perché in realtà ci sono due ragioni fondamentali. Una è quella che mi sta più a cuore, la dico per prima, ed è quella che sinceramente io, che sono uno di quei tifosi che si dispera, letteralmente si dispera quando la Roma va male, quando la Roma perde una partita, quando c'è qualcuno che ci attacca, quando io sono stato partecipe di discussioni infuocate in questo senso, quindi sono un romanista di quelli veramente impenitenti. Confermo. Anche in modo esagerato. Lorenzo conferma, perché Lorenzo è un romanista e viene definito da Francesca l'acqua di rose. No? L'acqua di rose, c'è uno che sì, siamo andati insieme a vedere tante partite insieme. Mi sono un po' disamorato, diciamo. Poi lui si è disamorato, io invece non ho mai perso la mia cosa. Allora, diciamo che la ragione principale è che vivere questo momento mi addolora in maniera veramente importante, cioè non voglio esagerare, ma sinceramente mi toglie una delle gioie della vita, no? Che è quella che capisco quando, perfettamente, ecco, proprio mi toglie un pezzo importante delle gioie della mia vita. Certo. Non voglio essere superficiale e dire che questa è la gioia più importante, no, perché ovviamente ci sono i figli, ovviamente c'è ci la famiglia, sta la mia azienda, però, ci sono al di là della mamma e la famiglia, però questo è un pezzo importantissimo. E allora mi sta togliendo questo, e non solo lo sta togliendo a me, penso anche e guardo in faccia i ragazzi della curva che ritornano con gli occhi gonfi e con queste sciarpe arrotolate in una maniera così come a volerle buttare via, eccetera, e io li guardo, e li guardo quando sto lì allo stadio, li guardo quando vedo la televisione, eccetera, e sinceramente, oltre a soffrire io soffro per questa gente, per questi ragazzi, perché mi sento, anche se sono un'altra cosa, un'altra età, un'altra cosa, però mi sento parte di questo gruppo. Certo. E quindi non mi sta bene nella maniera più assoluta quello che sta succedendo, perché
non doveva succedere. Quindi ovvero questo... però, diciamo, per te che cosa sta succedendo, ecco, di fatto? Ecco. Dunque, ecco, non voglio essere presuntuoso nella maniera più assoluta, dicendo, spiegando io come cosa è successo in realtà in tutti i minimi dettagli, eccetera, perché farei ridere, no, ovviamente. Cioè, io posso solo esprimere delle impressioni che ricavo dagli avvenimenti, da alcuni commenti, da alcune prese di posizioni, eccetera, eccetera. E tutto ciò che ho detto adesso corrisponde praticamente all'osservazione di questi fatti. Nella sostanza, cosa è successo? È successo che improvvisamente una squadra che stava vincendo lo scudetto fino a metà del, anzi metà, fino a, mancava mezz'ora alla fine della partita a Parma, meno di un anno fa, una squadra che aveva ottenuto questo dalle agenzie mondiali, era stata collocata al settimo, ottavo, non ricordo posto a livello mondiale come club di calcio, non ricordo settimo, ottavo, ma eravamo considerati nelle prime dieci, settima, ecco, probabilmente il massimo è stato settimo, ecco, una squadra che sta al settimo posto, che guadagna nel tempo il suo brand, il suo marchio, la sua impronta nel mondo del calcio, diventa fantastica, diventa significativa, finalmente in pianta stabile, perché tre anni sono già tanti, se succede per tre anni di fila è assurdo che una squadra che sta in questa condizione, la Coppa Italia poco dopo festa ulteriore, in qualche modo, è quella vissuta pienamente, d'accordo, però anche essere era proprio il momento, essere quelli che si giocano, certo, lo scudetto, essere quelli che stanno nei quarti di finale, essere quelli che comunque, a un certo punto vengono definiti la settima squadra del mondo, Supercoppa l'anno prima, Supercoppa, eccetera. E poi non solo questo, le testimonianze, le mille testimonianze. Io come romanista ricevo costantemente, ho amici da tutte le parti, ho amici a Barcellona dove ho vissuto e lavorato per anni, altri paesi d'Europa, ci sono anche amici americani, sempre questo con cui parlo, eccetera. E passare da questa situazione a una situazione che secondo me è assurdo incontrare 5 minuti dopo. Cioè, è possibile trovarsi in questa situazione 5 anni dopo per una serie di circostanze sfavorevoli che dipendono da tutta una serie di fattori, ma è impossibile trovarci 5 minuti dopo. E allora a un certo punto tu osservi impietrito tutta una serie di cose, osservi quello che succede nel ritiro, osservi quando comincia il ritiro, osservi guardi una campagna acquisti e ti rendi conto che vengono fatti questi acquisti all'ultimo momento e probabilmente non condivisi da tutti gli addetti ai lavori, soprattutto a livello tecnico, ti accorgi, perché non bisogna essere geni, insomma, no, che è proprio un raccogliticcia questa campagna acquisti, i tempi sono sbagliati, nasce uno scandalo che non doveva nascere sull'incontro con Spalletti, il Chelsea e compagnia bella, che si dice che abbia sconvolto l'ambiente, i giocatori, eccetera. Io ci credo poco, francamente. Però tutta questa serie di cose, Vanucci, per dirne un'altra, quella di Vanucci è venuta dopo, però diciamo che e cominci a vivere il dramma e cominci ad osservare il pareggio con Napoli, le sconfitte a catena una dietro l'altra, sconfitte con chiunque, giocando un calcio inverosimile, cioè che non ha più niente a che vedere, e ripeto, giocandolo un quarto d'ora dopo aver visto invece giocare un calcio molto diverso, con un'autorità, con una sicurezza nel campo, con una personalità nel campo completamente diverso, ecco, questo ti massacra, a te, tifoso, eccetera, eccetera, ti massacra. E in funzione di questo, in funzione di aver osservato questo, aver sofferto questo, e pensando che tutto questo doveva nascondere anche dei fattori interni societari, voglio dire situazioni di carattere economico-finanziaria, situazioni di carattere gestionale, organizzativo, particolari, dove io chiaramente non posso dire più di tanto, perché come dicevo prima non sono al corrente, quindi sarei un presuntuoso anche a dire che le cose sono andate così perché quel signor tal dai tali o il presidente, certo, o il non direttore. Stai facendo una cosa, una constatazione, io faccio una constatazione, certo. Non so assolutamente chi è più o meno responsabile, perché sono successe certe cose, però le osservi, le vedi, e allora di fronte a un fatto di questo genere, appunto, si ingenera la grandissima delusione del tifoso, si ingenera anche l'impressione che i valori reali siano diversi, che i rapporti su questi valori che si sono creati nel tempo tra società, finanziamenti, eccetera, eccetera, si siano alterati in qualche maniera. E allora quello che ho sempre detto nelle precedenti occasioni, cioè come imprenditore non voglio mettere a rischio le possibilità di sviluppo delle mie aziende impegnando un capitale rilevantissimo, che non è solo l'acquisizione, l'ho detto più volte, è l'acquisizione, è tutto
tutti gli investimenti collaterali che senza i quali non avrebbe senso l'acquisizione. Ecco, tutto questo poteva essere cambiato nel frattempo, potrebbe cambiare nel frattempo. Da qui parte l'imprenditore che cerca di avere informazioni sul mercato. Ora, che significa informazioni sul mercato? Chiaro, ho i miei canali di informazione a livello finanziario, a livello banche, a livello, cioè, abbiamo consulenti di vario livello, eccetera, persone anche specializzate nel settore sportivo, quindi mi sono mosso in quella direzione, così ho detto a Piero Torri, eccetera, pregandolo di non fare riferimento a una banca in particolare, perché non mi sembra neanche corretto, cioè voglio dire, per adesso io ho preso genericamente delle informazioni, credo che qualcuno ancora non ce l'abbia poi, tra l'altro, no? Nel senso che è in attesa. Sì, esattamente. No, direi che ci vuole. Stamattina ho letto sul giornale che da un certo numero di settimane necessarie per completare questo giro di informazioni si è parlato di pochissimi giorni, e che i pochissimi giorni sono completamente sono assolutamente impossibili. Capisco il tifoso che dice dobbiamo programmare, se pensiamo alla stagione prossima, eccetera, eccetera. Ma pensare alla stagione prossima e pensando che si possa veramente programmare tutto, dal ritiro agli acquisti, al cambio del tecnico eventuale, a tutta una serie di cose in 5 minuti e risolvere tutti i problemi societari e fare creare la formula per far funzionare la gestione, è impossibile, eccetera, eccetera. Questo, insomma, questo veramente anche a volte si fanno anche i miracoli, ma questo è oltre i miracoli. Questo. Quindi non parliamo di questo, parliamo del discorso. Quindi per questo dico, mi sento tranquillo nel dire che se uno vuole fare le cose per bene ha bisogno di un certo numero di settimane per completare un certo giro di informazioni. E non si può parlare di pochissimi giorni, assolutamente, certo. In pochissimi giorni non fai niente, non fai assolutamente allora, niente. Allora Francesco, io riassumo un attimo quello che stai dicendo, tu dici, io come tifoso ho visto la Roma e non mi andava bene perché i tifosi andavano sconfitti, perché comunque c'era gente che soffriva e tutto questo cambiamento è avvenuto in 5 minuti, giusto? Di fatto 6 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Allora su questo mi sono ricordato che oltre ad essere romanista e tifoso sono anche un imprenditore, è così? Esatto. E allora hai detto, visto che sono un imprenditore, in teoria potrei dare una mano, più o meno, potrebbero essere cambiate alcune cose di quelle che per le quali si potevano fare certe valutazioni già solo un anno fa, ecco, già solo un anno e mezzo fa, dal punto di vista valori, tipo di investimento, eccetera, eccetera, si potevano trarre alcune, non dico conclusioni, ma si potevano fare alcune analisi di un certo tipo. Oggi, secondo me, l'impressione che ho avuto a un certo punto è che questo tipo di analisi, questo tipo di valutazioni, questo tipo di rapporto di valori potrebbe essere cambiato per una serie di circostanze. Non lo so, però. Certo. Francamente non lo so. E hai detto anche una cosa molto giusta, dando a Cesare quel che è di Cesare, ovvero. Comunque la Roma 6 mesi fa era arrivata a 7ª nel mondo, aveva ottenuto, quindi dando a questa gestione dei grandi meriti. Certamente. E questo è importante perché... Certamente, certamente, non bisogna dimenticare non solo questi ultimi 3 anni dove questa proprietà, questa gestione eccetera ha ottenuto i risultati che ho appena detto. Ricordiamoci anche quello che ha fatto il grande Franco Sensi, che è stato uno dei grandi della storia della Roma, insieme con Viola, insieme con, sappiamo tutti, insomma, no? Conosciamo tutti la storia dei grandi della Roma. No? Esatto. E Sensi è indubbiamente uno di questi ed è uno che ha sacrificato tantissimo del suo patrimonio immobiliare, ha fatto dei sacrifici incredibili, passione straordinaria, eccetera, rispetto assoluto per questo personaggio. Certo. Purtroppo questo personaggio è venuto a mancare, diciamo già. E quello è anche uno dei motivi probabilmente. Già prima, no? Di venire a mancare, purtroppo ha passato gli ultimi tempi in condizioni, diciamo, di salute che non gli consentivano, francamente, di essere interprete. Un pochino protagonista, eccetera, eccetera, e questo è stato un grosso problema. Però certo bisogna riconoscere che in quei 3 anni è successo qualcosa di buono, di molto buono, e questo qualcosa di buono non va ignorato. Però questo, voglio dire, ripeto, io ho la mia impressione del perché e come è successo questo qualcosa di buono e perché adesso non sta succedendo quello che sta succedendo in senso negativo in questo momento, ma sono delle impressioni personali, non voglio andare oltre, certo. non posso, non ho gli elementi per andare oltre, non me la sento proprio neanche di esprimere un parere così molto vago, perché ripeto, sono pensieri miei. Per adesso dico, mi voglio informare, voglio cercare di capire, voglio cercare, perché penso di avere questo anche
anche dovere, come, perché ripeto, la gente pensa, ma perché non imprenditore, non romano, non tifoso romanista, piuttosto che un arabo, piuttosto che un ungherese, eccetera, piuttosto che un americano, piuttosto che un gruppo russo o cose di questo genere. Penso che la gente questo lo pensa, anche perché poi la storia della Roma come presidenza è una storia di tifosi presidenti. Sì, non so chi mi ha raccontato che addirittura sono arrivati un sacco di messaggi dicendo da questo momento in poi mi faccio venire il mal di testa per comprare il vostro nome. Oppure compro i pannolini Pampers, anche se sono un uomo consumo gli assorbenti Lines, oppure prendo la tachipirina pure se non c'ho la febbre. È vero. E via dicendo. Noi siamo proprietari di questi marchi e la gente si identifica. Sì, ma certo tu non lo fai per questi marchi, è importante. Quello che hai detto prima è verissimo, cioè non so chi l'ha detto, forse anche Gianfranco l'ha detto, no? Giustamente. È questo discorso. Non hai bisogno di questa pubblicità. Ecco, sinceramente io non vado cercando, anche perché noi abbiamo un orientamento di marketing, di pianificazione, di pubblicità, di merchandising, eccetera, che è molto orientato sui marchi, sui prodotti, eccetera. E che funziona. E che funziona perfettamente per conto suo. Cioè voglio dire, sì, è vero che l'indotto, il ritorno d'immagine aiuta, anche nel bridge mi aiuta e tutto quanto eccetera, sicuramente tutto ha un valore, no? Però non è fondamentale, non è critico questo fatto qui, certo, cioè, non è quello che ti spinge, nella maniera più assoluta non è la ragione per cui ho reagito in un modo diverso dalle altre volte, certo. Ripeto, reagito non vuol dire nella maniera più assoluta aver avanzato delle proposte, aver preso dei contatti per aver fatto nient'altro che non quello che ho dichiarato, che è stato fedelmente riportato a quello dello sport. Semplicemente mi informo, vorrei capire, mi sento il dovere di capire fino in fondo come stanno le cose, come stanno i valori, come sono aggiornati oggi i valori, come stanno le cose, quali sono i meccanismi che regolano tutto ciò, che il ruolo della banca, degli istituti finanziari, della situazione. Ecco, questo è semplicemente. C'è il telefono che mi pronto, c'è un tifoso qualunque, pronto, sì, che mi fa una domanda, dice: ma una volta che tu hai capito, poi che fai? Dipende da quello che ho capito. Dipende da quello che avrò capito, cioè dipende dall'informazione, dal riuscire a interpretare correttamente, umilmente, perché ci metto la mia umiltà, nel senso che voglio che i miei collaboratori mi aiutino, ho degli ottimi collaboratori capaci di ragionare, anche se non specialisti in settore sportivo. Ritengo indispensabile altresì che ci debbano, che se per caso venisse in mente di fare qualche cosa di più, ritengo che al di là di avere dei collaboratori genericamente validissimi come manager di aziende eccetera eccetera, occorrono degli specialisti del settore. E che specialisti, cioè signori specialisti, non bisogna solo comprare Messi, Ronaldo, Torres e compagnia bella, bisogna cercare anche, no nel senso di una calmata, perché se no domani dice Angelini ci compra, capito? Dico solo bisogna anche avere l'umiltà di capire che uno che fa l'imprenditore circondato anche da manager bravi e tutto, nel momento che volesse collaborare, perché non comprare, non impadronire, niente, diciamo collaborare, rendersi disponibile, rendersi utile, no? Cioè penso che il discorso di avere la collaborazione di tecnici all'altezza della situazione nel calcio, perché il calcio è una specialità, come nella medicina la cardiologia è una specialità, nella vita del business anche il calcio, e servono gli specialisti, quindi secondo me non si può fare a meno di tener conto di questo. C'è Gianfranco. No, ma volevo precisare, in presenza di strutture quasi inesistenti in questo momento, irrilevanti, non parliamo della comunicazione, tu lo puoi dire, da delirio, io lo posso dire, tu no, io non lo posso dire. Ma per dire una cosa, questa società, ieri sera Sky ha annunciato, stiamo entrando in collegamento con Marassi, finale della Coppa Italia primavera, allora tu vedi entrare Preziosi, Gasperini, altri esponenti, presenza Roma zero. No, c'era Elena Pura, la signora Elena, il capo ufficio stampa della Roma. Insomma, allora, si richiede pure un ruolo istituzionale o no? Per un avvenimento del genere. Volevo essere ironico, comunque, Gianfranco, non è che volevo, capisco, cioè, di darti. No, però tenete presente anche che è una situazione molto particolare che sta vivendo la Roma. Ho capito, ma la tua immagine in qualche modo dovrebbe essere trasmessa. Tu trasmetti l'immagine di qualcosa. Allora, che in questo momento, al di là di tutto, non siamo qui per criticare quello che succede, per ma cercare di capire quello che potrebbe succedere, certo, un po' diverso. Certo, ma quando Francesco parla
di strutture, è chiaro che certo, si riferisce a questo, ce l'ha normale, per vedere ma è normale, che cosa non funziona. Ma sicuramente, no? Mi ripeto, pare che... però una volta di più, senza permettermi, no, ma prima di avere coscienza, io, reale, coscienza reale delle cose, tu molto, più di me, tu ovviamente 150.000 volte più di me sei in grado di sapere tante cose sull'organizzazione, sui rapporti. Ne vedo i riscontri, semplicemente. Ecco, io sinceramente non posso nella maniera più assoluta esprimermi più di tanto, perché francamente sarebbe un atto di presunzione. Sarebbe un atto di presunzione. Una cosa. Aspetta, perché c'era la Ferrazza e poi c'è Lorenzo, che non inquadrano, perché figurati, si sta per addormentare. Perché voi dovete sapere che Lorenzo Lauria, al di là che anche lui purtroppo, ahimè, è un grande amico, ahimè, lui è interessa sotto altri bici, cose, no? Il resto te ne freghi, no? Però, diciamolo. Però è un esperto di calcio. Sì, è un esperto di calcio, giocava pure bene ai tempi che furono. Vai, Francesca. Completamente, è assolutamente un modo coinvolgente anche di parlare e ascoltare, è anche una boccata di ossigeno sentire queste parole sicuramente in questo momento. Però vedendo dall'altro lato è un momento sicuramente difficile per la famiglia Sensi, di esposizione mediatica difficile, pesante in questo periodo, da lì poi molti errori che anche si fanno anche di più sotto pressione, ed è una domanda che mi è venuta da fare, se non la metto in difficoltà, ma immagino di no, anche nell'esposizione, anche quando ho letto l'intervista di Piero, perché non ha fatto una telefonata alla famiglia Sensi per chiedere direttamente a loro? Beh, ho cercato di dirlo prima, nel senso che mi riesce difficile francamente fare un gesto come quello di entrare in contatto con la famiglia Sensi, notoriamente responsabile, proprietaria della società Roma, eccetera, se non con non dico una proposta articolata, ma quantomeno con la possibilità di avanzare cose, qualcosa. Cioè, voglio dire, io non posso presentarmi e dire: ah, sono qui, spiegami qualcosa tu. No, perché certo, non ha senso. Cioè, mi si potrebbe rispondere: ma per quale motivo ti devo spiegare qualcosa io? Cioè, non ha nessun senso, tu non mi fai nessuna proposta. Non mi avanzi nessun tipo di ipotesi, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, io ho sentito la necessità, prima di fare questo e comunque come prioritaria, di cercare di capire le regole del gioco, come stanno, e da imprenditore ritengo che quasi sempre le situazioni finanziarie economiche siano alla base di fenomeni di questo tipo, o comunque abbiano un ruolo importantissimo in fenomeni di questo tipo e li determinano in qualche modo, questi fenomeni. Soprattutto ecco, quando coinvolgono situazioni diverse, sì, certo, più d'una, certo. Non è proprio solo il bilancio di una società di certo, calcio. Non è solo un fatto di bilancio, ecco perché non mi sono rivolto direttamente, perché francamente si immagini come potevo rivolgermi, no? Sono Francesco Angelini, allora vorrei avere qualche informazione sulle vostre cose, insomma, ci sarebbe stato un comunicato di smentita. A quel punto no, era offensivo, a quel punto avrei offeso l'interlocutore, insomma. Certo, quindi in pratica in questo momento sei Sherlock Holmes, stai indagando per conto tuo? No, sto cercando di capire, perché se viene fuori un quadro di un certo tipo, allora ritengo, tra l'altro è già successo qualcosa che mi porta a pensare che forse l'iniziativa verrà presa dall'altra parte. Comunque, se succede che viene fuori un quadro, puoi specificare questo passo? Ho glissato. No, specificalo però. No, perché è peggio, nel senso quasi che poi interpreta. Io non diciamo voglio non sono, creare opinioni, non voglio sono, creare non certezze. Sono, non sono sicuro che provenga da quella parte, cioè dalla parte della famiglia Sensi, ma amicizie comuni o comunque diciamo persone che rappresentano, eccetera. Hanno cercato tramite amico comune di avere un colloquio. Ora non lo so, può essere una cosa assolutamente insignificante, può essere un dettaglio di qualsiasi certo, tipo, certo. Cioè, non lo so, francamente certo, non lo so, certo. Però ecco, dico, può anche succedere questo. Nel frattempo, chiaro, io vorrei, la domanda potrebbe essere, dopo che hai capito, dopo che hai preso informazioni, eccetera. Dipende appunto da che tipo di quadro si presenta. Se per esempio il quadro fosse allettante e interessante sia dal punto di vista delle reali disponibilità di chi detiene il pacchetto di maggioranza a discutere di un certo tipo di collaborazione, io ho parlato anche di una joint venture, perché ho fatto l'esperienza aziendale importantissima a livello di joint venture e l'ho fatta funzionare per 20 anni con l'azienda più importante del mondo, quindi una certa esperienza ce l'ho e so che può funzionare. Dipende da come tu regoli lo statuto della joint venture, dipende da come metti le regole del gioco. Se sai mettere bene le regole del gioco,
uno si prende un'incombenza, uno se ne prende un'altra, su certe poche cose si deve raggiungere un accordo assoluto, ma solo su certe poche cose, il resto si può gestire in maniera differenziata. Quindi tu sei favorevole a questo eventuale tipo di gestione anche no, per la società di calcio? No, che diciamo che dal giornale è venuto fuori, dall'articolo, sì, 50%, dal titolo è venuto fuori in modo abbastanza aggressivo, ti ho detto anche a lui, dico, forse un po' troppo aggressivo, mi vendi il 50%, puntando tutto su questo discorso. Io in realtà nel discorso, nell'intervista, avevo detto, ho fatto un'esperienza positiva nella gestione 50%, a livello aziendale ritengo che si possa ripetere a livello anche di una società sportiva, ma bisogna vedere, cioè, non sono assolutamente sicuro, non so che se le regole del gioco si possono stabilire così come abbiamo fatto noi nel nostro caso, si possono soltanto, è anche una forma di rispetto la mia, quella di aver parlato di questo 50%, perché siccome avevo letto che la dottoressa Sensi ci tiene moltissimo per la memoria del padre, perché giustamente per la storia della famiglia e tutto quanto, a mantenere il controllo in qualche maniera o la presenza nella società e tutto quanto, io pensavo, dico, ma uno che a priori dice no, compro tutto io, prendo tutto io, perché se no non mi interessa la cosa, insomma, non è il modo di fare. Vuoi entrare... ho voluto dare la vera, la sensazione che è vera poi, di una persona che si potrebbe rendere disponibile anche a delle soluzioni intermedie che non mortificano e non penalizzano. Un discorso difficilmente un imprenditore fa, No, è una questione. Un imprenditore fa. Io l'ho fatto come imprenditore, ho avuto successo. Abbiamo creato l'azienda che ha la partecipazione più alta nel mondo di pannolini, assorbenti, in tamponi. Procter & Gamble. Noi abbiamo fatto. La nostra società c'ha l'80% nel settore assorbenti, il 70% nel settore pannolini e almeno il 50-60%. Ma l'idea te l'ha fatta venire in mente Giubilo quando l'ha vista. L'idea dei pannolini, pannoloni. Volevo fare una piccola precisazione a questo proposito, cioè ho fatto una scelta che è stata quella di rispondere volentieri al Corriere dello Sport, che è il nostro giornale, eccetera, il giornale romano, e al tuo invito per ragioni di amicizia e della vostra assoluta autorità. Ti ringraziamo. Autorità nel campo. Nel contempo però ho preso un'altra decisione, che è quella di non comunicare con nessun'altra televisione, che sono stato chiamato radio, televisioni, 150.000 radio, televisioni da tutte le parti, eccetera, però ho capito che parlare troppo e accavallare i concetti, eccetera, comunque si rischia di confondere le cose. Ragione per cui nessuno si meravigli se dopo questa trasmissione, diciamo, io sinceramente sto zitto. Prego. Io anch'io la ringrazio, perché ci stavano facendo passare come la quota dei 15 anni di tifo quale marchio di un curriculum inattaccabile di tifoseria di tifoso giallorosso. Lei ci ha raccontato cosa significa essere una cosa e l'altra e tutte e due insieme. E allora Gian Massimo ha sottolineato, no, la bivalenza del vivere questa vicenda Roma malata, prima da tifoso e poi con l'interesse. Però lui si è accorto di essere imprenditore, col possibile lui sapeva interesse di essere tifoso, poi si è accorto di essere imprenditore. Allora vi faccio questa domanda. Lei ha ricordato prima l'apogeo, il momento più felice della Roma di un anno fa, quando siamo arrivati a un soffio dello scudetto, comunque poi abbiamo recuperato una sorsata di gioia con la Coppa Italia. In quel momento però c'era molta euforia, anche perché si ridava nuovamente per certo il passaggio di mano a Soros. Cosa intendo dire? Che pure in quei mesi di grandi successi sportivi, però la tifoseria si augurava nella sua massima parte che il passaggio di mano avvenisse, cioè il male, chiamiamo così, le difficoltà erano interne anche al momento di esuberanza. Se no, che motivo ci sarebbe stato da parte della tifoseria giallorossa di augurarsi, se non per un dileggio gratuito nei confronti, una ingratitudine gratuita nei confronti della famiglia Sensi? Quindi c'era questa percezione che si è arrivati al massimo possibile. Lei in quel momento, da tifoso qual è? Si augurava il passaggio a Soros? Questa è una domanda difficile, perché realmente un pochino è stato un po' oggetto di... O era già l'imprenditore che si mescolava? No, però tu sei stato coinvolto indirettamente, no? Sì, indirettamente sì, però devo dire la verità, avevo informazioni positive, nel senso che Soros
è realmente una persona che ha delle disponibilità straordinarie ed è una persona circondata da gente molto capace. Queste sono informazioni che avevo su Soros e quindi ritengo che abbia fatto veramente una proposta non solo allettante, non solo importante, ma anche corredata da tutta una serie di cose. E per queste ragioni io francamente in quel momento facevo il tifoso. Ancora non era subentrata e sinceramente non mi dispiaceva affatto l'idea che una persona che molto facoltosa, con grossi mezzi, grosse risorse, sia di carattere economico che di carattere strutturale umano, eccetera, potesse entrare, insomma, francamente mi piaceva. Non ero entusiasta del fatto che fosse un ungherese, che fosse qualcuno un po' distante da noi, no? Ecco, sinceramente, insomma, un pochino ho sempre coltivato dentro, se non fosse stato per il senso di responsabilità, un po' la cultura. Io ho tantissime culture romane, io mi sento romano fino alla punta dei capelli, sono addirittura un fanatico in questo. Quindi il fatto che fosse un ungherese, sinceramente, era l'unica cosa che. Però, siccome le informazioni erano estremamente importanti, erano veramente rassicuranti, insomma, come tifoso pensavo, dico, ma questo può essere un passo avanti importante. Magari sei sempre in tempo a parlare di sponsorizzazione, entrare in consiglio, cosa di cui si è parlato per me all'interno della Roma con alcuni personaggi della Roma a suo tempo, di fare lo sponsor oppure di entrare nel consiglio. Sono due cose che tempi addietro, tempi addietro sono state commentate. Quindi diciamo che la risposta alla sua domanda è sì, francamente, tutto sommato ero contento. Ma secondo te è anche un bel titolo questo? Sì, è anche un bel titolo. Tifavo Soros. Ma i titoli oggi non li facciamo. Ma secondo te perché è tramontata? Come opinione personale? Si è fatto un'idea, però. Guarda, qui entriamo proprio sul personale, perché rispondere alla tua domanda vuol dire a sapere qualcosa, vuol dire avere delle da certezze. Tifoso. Cioè qui è la parte tifosa. Allora, diciamo che io sono uno che sta al bar e sta facendo una chiacchierata bravo, al bar. Bravo, a un certo punto così, entra uno, però, dice Soros è andato però via. Non è la tua posizione reale. Non è la mia posizione, però allora non posso rispondere. Io non posso rispondere. Rispondi come tifoso. O rispondo come uno che sta al bar. Come uno che sta al bar. Che impressione è entrato uno, dice Soros è finito. Tu dici io ripeto, se sono uno che sta al bar, dico, ho la sensazione che quella proposta dovesse essere assolutamente presa in considerazione, nella maniera più assoluta. Ed è strano, se non peggio che strano, che non sia stata presa in considerazione. Questa è la mia opinione da frequentatore del bar. Una domanda molto semplice e rapida. Quella proposta giudicata incongrua evidentemente dall'altra parte, dalla controparte l'anno scorso, quest'anno quanto sarebbe incongrua invece per chi dovesse farla? Cioè quanto ancora più incongrua, ovviamente. Ovviamente ancora più incongrua. Vabbè, questa era la domanda, risposta facile, potevo rispondere pure io. Cioè, se era incongrua, non mi sono spiegato bene. Voglio dire, l'anno scorso, evidentemente, la Inner Circle per Soros ha fatto una proposta, ha quantificato il valore Roma una certa cifra. Lei dice in questo quest'anno, momento, perché la richiesta è rimasta credo uguale, credo però che l'Inner Circle Soros proporrebbe un'altra cifra comunque per quello che. Oggi. Io penso che sicuramente è così. Sicuramente. Il mercato esiste, voglio dire. Cioè, tutto può essere nella vita, però che faccia alle condizioni attuali la stessa proposta che fece in quelle condizioni, a quelle condizioni, insomma, francamente mi sorprenderebbe tantissimo. Non posso dire di no, perché non sto nella testa sua, però voglio dire, se lei mi fa questa domanda, io immagino sicuramente che quindi sarebbe diverso. Abbiamo una curiosità. Brevissima. Sì. Io devo dire, da tutto quello che ha detto il dottor Angelini, La domanda semplicissima che voglio fare è questa: nel caso le risposte, i valori, i numeri presentassero l'occasione di prendere tutta la Roma, e la sua risposta è più vicina al sì o al no? È molto, molto difficile fare questa valutazione così a priori, per una ragione: la Roma è quotata in borsa prima di tutto, no? E tutti sapete che bisogna passare per un'OPA, no? Bisogna passare per un'OPA, quindi dipende da che tipo di maggioranza, se si tratta di una maggioranza relativa oppure una maggioranza assoluta o la totalità, l'acquisizione della totalità. Sono situazioni molto differenti.
dipendono anche moltissimo da quello che succede appunto sul mercato azionistico, ma non mi sento di quello che sicuramente mi sento di dire è una cosa, che se per caso dopo l'analisi di tutto questo discorso alla fine si rendesse evidente una possibilità di assumere il controllo della Roma, diciamo il controllo della Roma, io sarei d'accordo nel prendere il controllo della Roma. Il controllo significa un certo tipo di maggioranza. Non c'è una necessità di comprare il 100% della Roma. Non ne vedo la necessità, anche perché da imprenditore, quando prendi un'azienda, sai che cosa significa prendere il 60% o il 100%? Significa che col 100% hai il 100% dei profitti dell'azienda, col 60% hai una parte dei profitti dell'azienda. E quindi fai le tue valutazioni, fai la valutazione del ritorno sul capitale, eccetera, eccetera. Qui il discorso è diverso, perché l'aspettativa, diciamo, specialmente da parte di uno come me, non è certo quella di fare dei ricavi, dei profitti spettacolari, eccetera, eccetera. Cioè la differenza da prendere il 60% a Roma o il 100% a Roma può essere una cifra che non è significativa nell'ambito dei numeri del mio gruppo a livello di profitto. Quindi non è lì il punto essenziale. Il punto essenziale è il controllo. È il controllo. Cioè, prendere il 100% significa un'altra cosa, significa stare in un'azienda che guadagna molto, fa grossi profitti, allora prendere il 100% invece del 60, dagli è chiarissimo. Allora abbiamo chiarito qualora ce ne fosse stato bisogno, ma credo che non ce n'era. Allora, siccome non ti interessa la pubblicità, non ti interessa il profitto, a te ti interessa il profitto. No, non è che non mi interessa il profitto, attenzione, questo è un altro discorso. No. Che non, interessa che la società abbia un profitto, sicuramente. Per investirlo. Sicuramente per investirlo, ma diciamo che io credo nella pianificazione, anche in una società sportiva credo. Che significa pianificazione? Perché significa se io spero o penso di fare subito un profitto con un investimento necessario, che è chiaro che è importante, sono un illuso, no? Cioè quello che, dove non devo essere illuso è nell'indovinare la giusta pianificazione nel periodo corretto di tempo, certo, per arrivare però a, non solo ad avere un'azienda organizzata che funziona, che vince, ma anche da un profitto. Cioè da imprenditore io alla fine del ciclo di pianificazione il profitto lo voglio, certo, nel senso che fa parte del mio DNA pensare, certo, che abbia un profitto. Ora, che sia fondamentale che il profitto in questa vicenda, nel senso che un alto profitto sia il clou, il punto critico della faccenda, no, non è questo. Però che l'azienda deve avere il suo profitto, lo deve avere, certo, secondo me. No, su quello non c'è dubbio, quindi tu non sei dalla parte di Moratti che dice questa azienda c'ha profitto, tanto poi la Pirelli o chi per essa mette soldi e stiamo a posto. Sì, tu questa idea... Non credo che ci sia più nessuno che fa così. Beh, Moratti lo fa perché dicono che lo fa Moratti, io non lo so, lo sa lui. Più o meno, più o meno dai bilanci, parecchio, no? Parecchio meno rispetto al passato. Prima, sì, probabilmente è cambiato molto. Diciamo che non lo fa più il Milan, non lo fa più la Juventus, non lo fa certo la Fiorentina. Lo hanno poi dichiarato. Lo hanno dichiarato. Lo hanno dichiarato chiaramente. Ora, su Moratti, Tronchetti Provera, tutte queste cose qui, si può dire, probabilmente, almeno si deve dire che non è più valido il discorso Moratti tira fuori 120 milioni ogni anno di aumento di capitale di tasca sua e non gliene importa niente, comunque va dalla società. Io non credo che sia più così. Però comunque lo è stato. Si uscirebbe dalla morsa dell'autofinanziamento. Certo. Sì, no, non solo. Sì, ho capito, sì, certo, è così. Certo, è quello che ci tiene Cippi. Certo, che io ho detto pianificazione, previsione significa proprio questo, significa non illudersi. L'obiettivo certo non è fare una squadra che perde soldi, gestire una squadra che perde soldi, no? Non ha nessun senso. Il senso ce l'ha fare un investimento, costruire un'entità che funziona, poi arrivare alla fine della pianificazione a un profitto e mantenere un profitto dignitoso che ti fa stare comunque al mondo, no? Cioè questo è quello che secondo me uno che non è ossessionato, che non ha bisogno di questo investimento per la sopravvivenza come professionale, eccetera, come è il mio caso. Però io ritengo sbagliatissimo il discorso, tornare indietro e dire no, il mecenate che piglia, tira fuori, come poteva essere stato anni fa nel caso dell'Inter che avete menzionato voi, tira fuori una cifra impressionante ogni anno, fa l'aumento di capitale, forse l'ha fatto anche Berlusconi all'inizio dei suoi brillantissimi anni di presidente, forse è successo anche per lui in quegli anni. Voglio approfittare della presenza del dottor Angelini per dire
per fare una domanda. Ha parlato, c'è anche una terza opzione, 50 o 50. Dall'altra parte del 50, per lei ci potrebbe essere anche, sempre con le regole chiare, eccetera, eccetera, qualcun altro con un nome diverso da Sensi? Sicuramente sì, nel senso che sarebbe illogico parlare di una formula che abbiamo sperimentato come formula possibilmente valida e poi non metterla in atto con qualcun altro disponibile. Immaginiamo che per qualsiasi ragione la famiglia Sensi... Io devo dire, sono andato alla ricerca, immagino che ci sia uno statuto, adesso non so se il termine è giusto, sia statuto di questo accordo che avete fatto. Ho trovato uno stralcio o è tutto nel vostro sito? No, credo che sia un riassunto. È monumentale lo statuto, infatti. Quindi no, non può essere assolutamente. Se non avete lo statuto pure, bravo. Beh no, perché ho immaginato, se l'idea è questa, la Roma sarà questa, se dovesse, magari, che ne so, con due direttori generali, che non sembra sto così dicendo, intelligente, io, cioè, ti no, dà subito io non l'idea... capisco nulla di queste cose, cioè, ripeto, non ho mai avuto un'azione che sia una, quindi non so come sono fatte le azioni. Quando ho dei contatti telefonici con la banca è perché il mio direttore mi dice: guarda che sto mese c'è qualche cosa. Volevi aggiungere, per cui... la formula è, si è dimostrato che aziendalmente è valida, ma ripeto, io lo posso dire perché insomma il nostro è stato un caso da libro, no? Certo, bisogna vedere, nei casi in cui nello sport, e li conosciamo anche casi della Roma, ci sono stati praticamente due presidenti, due proprietari, eccetera, le cose prima o poi... Sono durate pochissimo. Le cose sono durate poco, prima o poi sono andate male. Però io ritengo che siano andate male non solo e non tanto per il fatto che le due persone di per sé caratterologicamente non funzionavano, non c'era feeling, eccetera, eccetera, quanto io sono del parere che dipendesse dalle regole del gioco, perché esiste la possibilità, veramente credetemi, esiste la possibilità di costruire delle regole del gioco che funzionano, e credo anche in una società sportiva. Sono delle questioni di logica, sono delle scelte di logica, delle scelte in cui ci deve essere l'assenso solo in alcune particolari cose che non possono non prevedere l'assenso, ma il rischio di blocco può essere, non dico annullato, ma ridotto proprio al minimo. Ma voi pensate solamente questo, no? Cioè, la Procter & Gamble è la più grossa società del mondo di beni di consumo, no? La più grossa del mondo, con molta differenza con la seconda. Noi siamo un'azienda interessante, anche noi internazionale, però in confronti a Procter & Gamble siamo piccolissimi, no? Nei confronti di Procter & Gamble. Siamo un'azienda familiare, non quotata in borsa, non gigantesca come questa. Eppure la formula ha fatto sì che due culture, due mentalità, due modi di vedere le cose del business così diversi, proprio radicalmente diversi, hanno potuto non solo convivere ma arricchirsi reciprocamente. Anche di due esperienze. Dimensioni diverse. Sì, assolutamente. Loro sono contentissimi di quello che abbiamo apportato noi e stiamo apportando. Sono 20 anni, signori, non era mai successo però tieni, nella però storia. Tieni presente che ci sono delle situazioni poi di rimbalzo molto diverse tra un'azienda e un'azienda calcio. Di sì, no, penso di rimbalzo sì, perché sì. È chiaro che lì stai sotto allora... il microscopio tutti i minuti, tutti i giorni, invece in un'azienda puoi anche agire affari spenti, cioè voglio dire nel consiglio affari spenti fino a un certo punto. Vabbè, però relativamente spenti. Tieni presente che nelle aziende di questo tipo, col 50%, si creano, il consiglio di amministrazione emana un comitato esecutivo formato da due membri, uno rappresenta il socio, un socio e l'altro il socio, no? Questo comitato esecutivo pensa che si riunisce per discutere tutti i problemi vitali dell'azienda una volta ogni 15 giorni. Quindi le problematiche sono con un flusso costante, sei sempre ma sono anche discutere. Due bilanci diversi che poi no, il bilancio, bilancio uno solo. Allora Ferrazza, no, le volevo chiedere una cosa. Prima lei diceva che è cambiato qualche elemento rispetto a un anno e mezzo fa, per questo l'ha portato a fare dei ragionamenti diversi. Tra questi c'è la grande apertura del comune per la costruzione del nuovo stadio. Sinceramente no, ma non perché non sia una bella cosa l'apertura del comune per il nuovo stadio, ma perché sinceramente onestamente non riesco a interpretare o a capire questa storia del nuovo stadio. Non mi convincono tante cose che ho letto,
non mi convinco tante cose che ho letto. Ora magari qualcuno, se qualcuno me lo spiega meglio, poi mi spiega che le cose invece possono funzionare bene, cioè qui non si capisce chi mette i soldi, non si capisce qual è l'obiettivo, qual è l'obiettivo, dove, come, quali sono le attività collaterali, perché si sceglie un posto piuttosto che un altro, eccetera, in base alle attività collaterali o in base alla facilità di accesso, per esempio, degli spettatori, eccetera, eccetera. I 50.000 spettatori non mi convincono, perché voglio dire, la piazza di Roma non è una piazza da 50.000 spettatori, stiamo scherzando, insomma, cioè, già qua non trovi i biglietti nelle partite importanti, nelle partite importanti che facciamo 50.000 persone non mi sembra che sia, quindi ci sono tante cose che non si riescono a capire. Questo da un punto di vista delle informazioni che abbiamo letto. Poi c'è invece la dimostrazione da parte di alcune città e di alcuni stadi di un funzionamento assolutamente eccellente, dove è diventato un business lo stadio, dove lo stadio è stato costruito con successo, merchandising fantastico, marketing, stiamo parlando comunque di ristorazione. In Italia questo funziona poco fino adesso. Adesso funziona niente. In futuro. Dico in questo momento non c'è, però non dico. È come quando mi dicono che nelle stazioni della metropolitana fanno la fila gli inglesi, ma in Italia no. Voglio dire, serve a niente. Quelli prendono l'autobus al volo, ma in Italia no. Si portano l'ombrello, ma a Roma no. Sinceramente qui uno fa due considerazioni. Una, che non riesce a capire, in questo momento non sembra attuale, o sembra una cosa che possa funzionare magari fra 10 anni, non lo so. Secondo, che fa da contraltare alla prima, che però in alcune città, in alcuni stadi funziona. È stato funzionale e ha dato effettivamente ai club, ha dato un contributo importantissimo. Allora chiedo all'imprenditore, che anche a percezione, c'è la pubblicità, indipendentemente dalle informazioni che ha, ma l'interlocutore per una trattativa più importante, la famiglia Sensi o Unicredit nel caso? Con tutta onestà, non se ne abbia male, non rispondo neanche come barista, come sembra giusto, per quello non posso rispondere neanche come per quello volevo dire la pubblicità, non posso proprio rispondere. Mi sembra giusto. Allora, detto questo, silenzio, non ci sono commenti. Non posso rispondere, non vuole, non sa, quindi tutte e tre. Allora, volevo soltanto dire, ma tra le informazioni che stai prendendo c'è anche quella dello stadio? Cioè come... Quello va chiarito. Quello è importantissimo, perché è chiaro, fa una differenza. Quando oggi parliamo di investimento dello stadio, stiamo parlando che se non ci sono poi degli appalti particolari che con recuperi pluriennali di cui si parla, eccetera, la costruzione di un nuovo stadio vale l'ordine dai 2 ai 2,70 milioni di euro. Insomma, questo è l'ordine di grandezza. Pensi che esiste un ex procuratore, che fa ancora tuttora il procuratore, si chiama Tony Stevens. Era il procuratore di David Platt, tra l'altro, di Owen, eccetera, e lui era il direttore dello stadio di Wembley. Adesso lui è specializzato a la più grossa società di consulenza per la costruzione degli stadi. Questo ha costruito lo stadio a Los Angeles, a New York e così. Lui fa solo ed esclusivamente questo. Lui piglia e ti spiega come va fatto uno stadio perché renda, perché ci sia un ritorno economico. Ma tutti questi che stavano intorno a te. Sì, è un po' come quello che disegna i campi da golf, che ti spiega come deve essere fatto in quella zona il campo da golf per raccogliere. Eccetera. Lui è un golfista, infatti. Allora, visto che mancano pochissimi minuti, intanto ti ringrazio, Francesco, di essere stato qui con noi, insomma, così poi quello che hai detto non va più in televisioni, radio, cose, mi chiudo, mi blindo, no? Perché ricordatevi che lui deve giocare a bridge e pensare alla Roma, queste sono le cose, no? Diciamolo. Allora, vorrei una domandina velocissima, proprio per chiudere, e poi chiuderò io con Francesco. Vai Gianfranco, ma proprio domanda, botta e risposta. L'unica domanda che mi viene in mente di fare a Francesco, cioè il tuo progetto eventuale dovessi entrare in carica, sarebbe diretto più al fatto tecnico o in primo luogo alle strutture di una società?
No, nel fatto tecnico no, io credo che sicuramente alle strutture, alla gestione societaria, cioè non al fatto tecnico, assolutamente io ritengo che debbano essere i tecnici all'altezza a farlo. Ma questo l'aveva specificato anche prima quando aveva detto che un conto sono i suoi collaboratori, un conto sono quelli che stanno in era una domanda. Certo. Vai Francesca, no, Ferrazza alla Repubblica. No, penso una cosa che si chiedano un po' i tifosi in questo momento, ha detto ovviamente non si può parlare di giorni, forse neanche di mesi, però si è dato un tempo per avere delle, perché saprà che avrà delle risposte, entro quanto? Beh, rispondendo al signor Torri, ho parlato di un certo numero, almeno di un certo numero di settimane, il che significa che adesso siamo più o meno maggio inoltrato, insomma io credo che sia un problema che prima di metà giugno, insomma, o metà giugno, fine giugno, insomma, ci vuole del tempo per coagulare tutte queste informazioni, riuscire a capire, entrare, cercare di avere un'idea chiara, anche parlare dello stadio. Stiamo parlando di metà giugno, fine giugno, più o meno. Ma, sì, però voglio dire, ho parlato di alcune settimane, quindi l'ho detto già, insomma, certo, in sostanza. Certo. Allora Lorenzo, non una domanda, un consiglio, che gli vuoi dire a Francesco in televisione davanti a tutti? Lui non ci ha consigliato. Lui ha consigliato, poi? Ce l'hai ragazzo. Riguardo a cosa? In generale del bridge, in questo momento lui davanti ai telespettatori si impegna a fare che cosa per il bridge, per te, per la squadra? C'è una richiesta da fare, fagliela. No, già, che è di buon umore, quindi è... No, guarda, non c'è bisogno perché comunque già te dà tutto. Già abbiamo tutto quello. Tutto e di più. Tutto e di più, esattamente. Va bene, vuoi salutare i tuoi compagni citandoli, visto che non ci siete soltanto voi due in questa prestigiosa squadra. I compagni di squadra sono Alfredo Versace, che è il partner di Francesco in questo momento. Poi c'è il figlio di Gianfranco, che è Valerio, che gioca attualmente con me. E poi ci sono Fantoni Nunes, che sono di Ostia invece che essere romani, perché sono trasferiti tutti e due a Ostia. E questo è tutto, diciamo. Questa è la squadra. Che è il nostro. È il nostro. Bove basta il nome, no? Perché tutti è personaggio. Quasi tutti romanisti. Allora, no, tutti, sì, tutti. No, tutti. No, ha detto quasi, no, tutti lo conoscono. Se no non gioca. Ci mancherebbe, sì, un capitolo a parte Alfredo comunque lo merita Bove, perché è un personaggio straordinario. Alfredo adesso è diventato grande simpatizzante della Roma, è chiaro, lui viene da Torino, doveva scegliere, o gioca a Bridge o diventa... Allora, velocissimo, perché dai, vai Giuseppe, velocissimo, botta e risposta. Non teme che qualcuno adesso possa farle crescere una coda di diavolo? Possa farle crescere una coda da diavolo, mi riferisco ovviamente alla lettera che il cavaliere Marra ha scritto, e io allora torno a parlare al tifoso, perché comunque coesiste, certo, ovviamente con l'imprenditore. Le ha dato fastidio quella lettera come tifoso? Sì. Ecco. Va bene, quindi viva le code di diavolo. Va bene, vai Dario. Diavoli. No, io... Poi ritornerai, spero presto, perché quando insomma, vuoi, oggi abbiamo dato spazio. Anche perché oggi è stato veramente un piacere essere qui. Meno male. Ma una cosa, più che una domanda, volevo nel giorno auspicabile che lei prenda la Roma, si ricordi che il settore giovanile è il settore più importante di una squadra di calcio. Sono assolutamente d'accordo. E Roma in questo senso è al primo posto in assoluto e può fare ancora molto di più. Assolutamente. Il Pietro dello Scandalo. Condivido al 100%. Pietro dello Scandalo. Da quando che tutti hanno pensato, scusa Piero, specifichiamo che io t'avevo dato imbeccate cose, io t'avevo detto assolutamente niente. L'altra volta, lunedì scorso, avevo detto la squadra Angelini ha vinto dopo la Champions il campionato italiano, e da là chissà che hanno pensato. No, te lo posso confermare, perché insomma sui miei avevo detto contatti io Francesco l'ho sentito dopo tanto tempo, ieri pomeriggio, quindi... Finito, vai. C'è uno che mi ha scritto ieri: c'ho 50 anni, ma stamattina sono uscito e mi sono andato a comprare un pacco di pannoloni l'inizio. Perché io l'ho trovata la cosa più bella, fotografia. Vuoi una domandina? No, ecco, diciamo dopo che si è dichiarato, per usare anche un termine brigistico, al termine della licitazione, le è arrivato qualche segnale da qualcun altro? Sì, però siccome sono segnali
così non definibili, ma molto. No, basta, no, vabbè, maniera... ha detto sì. Sì, però ecco, non posso andare molto oltre. Certo. Allora, in questo momento ti passo la cornetta e c'è la dottoressa Rosella Sensi. Cosa diresti alla dottoressa Sensi in questo momento? Io spererei con tutto il cuore una cosa, spererei che se prende la cornetta per parlare al telefono con me lo faccia con piacere, con un'iniziativa, di sua iniziativa se fosse possibile, e con piacere, ecco. E cosa mi sentirei di dire? Dipende, se appunto lo fa di sua iniziativa è per dire qualcosa, quindi ascolterei e risponderei. Quindi, certo, se prende la cornetta e dice no, voglio sapere da lei che, per quale ragione lei è in qualche maniera coinvolto dai giornali o comunque si è autocoinvolto, come sia, insomma, nelle nostre vicende, eccetera, eccetera. Se mi facesse una domanda di questo tipo, magari risentita, magari così, eccetera, col massimo rispetto direi prenda questo come semplicemente come la grossa preoccupazione, il senso di colpa che in qualche momento mi attanaglia per essere un grande appassionato tifoso romanista che non è riuscito a fare niente e vorrebbe fare qualcosa. Bello questo mi sembra la degna chiusura, fermo restando che Francesca Ferrazza alla fine della puntata dà sempre un aggettivo alla puntata. Allora, in questo caso, Francesca, qual è l'aggettivo speranzosa. Che ti viene in mente? Una puntata speranzosa. Una puntata speranzosa, ma credo anche con molta realtà, anche con molto succo e anche con molta tranquillità e onestà. Abbiamo detto quello che così doveva essere, insomma. Ci ha messo la faccia, il nome. Soggetta a smentita. Non soggetta a smentita, che è la cosa ideale, no? Perché sennò attraverso i comunicati le cose. Allora, siccome mi è piaciuta molto l'ultima frase che hai detto, e diciamo dell'apertura anche hai fatto vivere il viso dei tifosi che escono dallo stadio in maniera un po' romantica da un punto di vista, però anche deludente da un altro, no? E questo è quello che... No, soprattutto dispiaciuta. Soprattutto dispiaciuta. Cioè, non voglio vedere i ragazzi così che escono dalla curva in quella maniera. Va bene, allora la magica non si discute? Non si discute, si ama.